Amici 21, colpo di scena di Maria De Filippi, chi resta fuori e chi arriva tra i professori. Che con Nalli sgancia la bomba, altro che tira cipollari, il suo cuore batte per lei. Gigi D'Alessio, novità clamorosa, non ci sono dubbi, è ufficiale. Ignazio Moser, il pranzo con Cecilia finisce male, conto in banca svuotato. Andrea Zenga, delusa da Rosalina Canavò, lei ammette, sono insopportabile. Ciao, io sono Mauri e questo è il TG Pettegola, l'unico telegiornale che fornisce concrete risposte agli italiani su quello che vogliono realmente sapere. Come ad esempio, chi ci sarà ad Amici 21? A svelare il tutto è stato il portale Dagospia, che ha anticipato il cast degli insegnanti di quest'anno. Quelli assolutamente confermati sono Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Grandi novità invece per il duo formato da Noella Cuccarini e Arisa. La prima ha scelto di restare, ma attenzione, non insegnerà più ballo perché al suo posto ci sarà Raimondo Todaro, reduce da Ballando con le Stelle. Lorella ha voluto prendere il posto di Arisa perché Arisa infatti va via. Dopo alcuni tira e molla, la cantante ha optato per lasciare il programma e Lorella Cuccarini andrà a insegnare canto. Insomma, quest'anno non si capisce più nulla. Ma adesso come faremo senza le liti Rudy Zerbi e Arisa? Per favore, richiamatela. Passiamo da Amici a Chico Nalli. Chico è famoso al pubblico del piccolo schermo per essere l'ex marito di Tina Cipollari e per aver partecipato al Grande Fratello di Barbara D'Urso, anche se con quest'ultimo i rapporti sono finiti malissimo. Di recente la sua ex, Ambra Lombardo, conosciuta proprio dalla casa più spiata d'Italia, ha rivelato che secondo lei Chico è ancora innamorato di Tina e che in fondo sogna un ritorno di fiamma. Lui non ci sta e sul suo profilo Instagram ha rivelato che non c'è alcun ritorno di fiamma in vista in quanto entrambi hanno voltato pagina e soprattutto il suo cuore batte per qualcun'altra. Chi è lei? Boh, a saperlo. Chico non ha fatto nomi, ma chissà, forse è qualcuno che noi conosciamo? Staremo a vedere più avanti. Chi invece ha votato finalmente il sacco facendo nome e cognomi è Gigi D'Alessio, che dopo la sua relazione con Anna Tatangelo ha ritrovato l'amore al fianco di Denise, una ragazza più giovane di lui di 27 anni. Denise infatti a breve diventerà mamma, ebbene sì, Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta, in quanto ha tre figli con la prima moglie, uno con la Tatangelo e adesso un altro con Denise. Anche la Tatangelo d'altronde non è stata con le mani in mano, in quanto dopo mesi di no non è vero, no quando mai, io sono single, eccetera eccetera, si è fidanzata con Livio Cori, famoso rapper napoletano. E pare, secondo recenti descrizioni, che a presentarli sia stato proprio Gigi, pensate un po'. Il tutto era stato spifferato in TV parecchio tempo fa ad Ogni Mattina, il programma di Adriano Volpe, ma siccome lo guardava al 0,1% della popolazione, nessuno si è accorto. Ma ora lo sanno tutti grazie ad Alfonso Signorini che ha immortalato il tutto su Chi. Per la prossima notizia ho bisogno dell'aiuto di Francesca che ci farà maggiore chiarezza in quanto al conto pagato da Ignazio Moser che sembrerebbe aver raggiunto quasi 7.000 euro. Cifre folli. Francesca, a te la linea. Grazie mille Maurizio per avermi passato la linea. Parliamo di vacanze dispendiose, ovvero quelle di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, al momento ad Ibiza per un po' di mare, relax e divertimento. A quanto pare però a caro costo. È infatti uscita recentemente una stories in cui viene inquadrato lo scontrino di un ristorante, quasi 7.000 euro di pranzo. Diciamo che la cosa non è molto piaciuta ai fan, in un momento del genere sembra un po' uno sperperare il denaro. Ignazio lì per lì non ha commentato, ma poi messo alle strette ha dovuto, tra virgolette, giustificarsi. Ha detto che in realtà si trattava di uno scherzo, lo scontrino non era quindi reale, ma una presa in giro per un loro compagno di viaggio. Beh, voi credete a questa versione? Diciamo che potrebbe essere, ma in molti sul web continuano a sostenere che le vacanze della coppia siano decisamente troppo a 5 stelle. A voi largo sentenza, noi intanto restituiamo la linea allo studio. Grazie Francesca per il tuo incredibile contributo e passiamo all'ultima notizia del giorno con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Andrea Zenga è rimasto deluso da quest'ultima. Il motivo? Hanno litigato? Hanno deciso di interrompere la relazione? No, niente di tutto questo. Andrea Zenga voleva semplicemente vedere un film con la sua fidanzata, ma lei non ha fatto altro che commentare e la sceneggiatura, e il cast, e la trama. Insomma, Andrea ha scritto per tutto il tempo i suoi commenti ed è rimasto deluso di non poter riuscire a vedere il film. Andrea, vorrei tanto dirti che hai ragione, ma purtroppo io sono peggio di Rosalinda.
Il TG per oggi finisce qui, ma noi ci rivediamo domani con tante gossip e tante news sui personaggi più amati della TV. Alla prossima!